Benvenuti a tutti a quello che è fondamentalmente il primo video di Overland Italia, un canale che ho iniziato per la passione di quello che sono i fuoristrada, i veicoli fuoristrada e l'overlanding, ovvero viaggiare con appunto questi veicoli. In questo primo video, come potete aver visto dal titolo, voglio parlarvi di quello che è stato il mio primo fuoristrada e di quelli che sono stati gli errori che ho effettuato nel comprarlo, che poi mi hanno portato ovviamente al venderlo dopo circa 5 mesi, 4-5 mesi di uso. Quindi iniziamo subito con questo primissimo video, spero vi piaccia, spero che vi possiate voi ascoltare quelli che sono gli errori che cercherò di non rifare la seconda volta e che voi potete mettere nei commenti errori che voi avete fatto o errori che pensate debbano essere non fatti appunto durante l'acquisto del primo fuoristrada. Il fuoristrada, il veicolo di cui stiamo parlando appunto, che ho comprato circa 4-5 mesi fa, è un Nissan Pathfinder, un R50 del 2001, in nero, trim LE, ovvero quello Luxury, non l'ho scelto io, era quello che vendevano, era quello appunto. Non sto a spiegarvi le motivazioni che mi hanno portato a comprare un Pathfinder del 2001, ma l'unica vera forse che... sono un appassionato Nissan, mi sono sempre piaciuti i veicoli Nissan e quindi volevo appunto introdurmi nel mondo fuoristrada con un Nissan. Sono molte le marche appunto che fanno veicoli del genere e portati appunto per l'overlanding, Nissan è una di quelle e quindi mi ci sono buttato. Perché non l'Xterra? Quello forse sarebbe un altro video da fare, la differenza tra l'Xterra e il Pathfinder. Comunque, iniziamo invece dei pregi del perché l'ho comprato, iniziamo dai difetti. Più che dai difetti, iniziamo dagli errori che ho effettuato appunto e che cercherò di evitare. Il primo errore che dovete assolutamente evitare è quello che più che un errore è una cosa che dovete verificare al momento, nel momento in cui vedete il fuoristrada, e accertarvi che non vi siano stati molti proprietari che sono andati, che hanno avuto tra le mani quel veicolo. Per l'uso che è stato effettuato appunto da tutti i proprietari precedenti, non sappiamo in che momenti sono andati appunto in terreni avanzati, intermedi, in terreni difficili e in che modalità e quali danni ha potuto causare questo appunto al veicolo in questione. E cercate appunto di avere un registro dei tagliandi. E il più in là andate il meglio è, così che potete voi nel momento in cui state acquistando vedere che cosa è successo appunto, che cosa è stato cambiato, che cosa è stato modificato e quante volte è stato appunto preso in considerazione il veicolo e diciamo tenuto in una maniera decente. Il secondo errore, e questo è più da un lato di modificazioni appunto, e cercherò di non comprare più un veicolo che è unibody, ovvero qual è la differenza? Il fatto che il Pathfinder nella versione R50, che era la seconda generazione, quelli dal 1995 al 2004 se non sbaglio, sono stati appunto fatti in maniera unibody, ovvero la differenza tra unibody e body on frame, ovvero il telaio, diciamo, chiamiamolo telaio in italiano, non so bene il termine, è unico, a differenza del body on frame dove c'è una piattaforma principale, diciamo, e poi i vari pezzi vengono assemblati sopra di questo. Cosa ci porta ad avere l'unibody? Ci porta ad avere meno consumi di benzina, ma è più difficile modificare quello che è il veicolo, soprattutto quando magari cerchiamo di alzare quello che è tutto appunto il corpo di magari un paio di inches, quando cambiamo magari le sospensioni, è più difficile da fare su un corpo unibody che su un body on frame. Quindi la prossima volta cercherò di comprare qualcosa che è più adatto appunto per il fuoristrada, anche se ultimamente quasi tutte le case automobilistiche vanno per l'unibody perché consuma meno e le leggi di consumo degli eventuali stati in cui vendono li portano a costruirle così appunto. Terzo errore, e questa è forse una mia mancanza di buon senso, è il portare il veicolo nel momento in cui lo si sta acquistando, prima di acquistarlo, da un meccanico di fiducia e fargli fare una controllata generale di quello che sono
le componenti principali, appunto. Questa è una svista, una mancanza di buon senso mia. Penso che chiunque di voi segua questo video, segua questo canale, sappia di veicoli e quindi faccia, o sappia e quindi può vedere quello che è il motore e le componenti, o lo porti comunque da qualcuno di fiducia per farlo controllare. Questo è un errore che ovviamente non rifarò mai più. Altro accorgimento, questi due accorgimenti li metto insieme perché ci sarebbe un discorso enorme da fare su questi due accorgimenti per i fuoristrada. Uno è la trasmissione, che era automatica, d'altronde qua in Canada trovare la trasmissione manuale è molto più difficile, e la seconda è il fatto che ho comprato benzina ma forse avrei dovuto fare diesel. Quindi secondo me la scelta migliore per i fuoristrada, anche se ormai nel 2020 sembra un po' arretrata questa cosa, è una trasmissione automatica e un motore diesel. Perché? Semplicemente perché trasmissione manuale e motore diesel. Perché? Perché una trasmissione automatica, seppur siamo, come ho detto, nel 2020, sono ancora un po' arretrate in quelle che sono la funzionalità, diciamo, dei fuoristrada. Una trasmissione manuale è molto più facile da usare e da guidare in terreni elevati, in terreni difficili, e molto più anche conveniente nel caso si rompesse, perché cambiare una trasmissione automatica, e soprattutto se compri un veicolo usato abbastanza vecchio, praticamente la nuova trasmissione automatica ti viene a costare come il veicolo in sé. Secondo caso, perché benzina o diesel? Perché sceglierai il diesel? Semplicemente per la potenza che ti può dare e perché i motori diesel sono costruiti generalmente, sono più robusti, appunto per il dover sopportare quello che è il diesel e l'esplosione del diesel, e quindi oltre ad avere consumi minori, un costo minore del diesel, hai un motore più resistente che ti dà più prestazioni in quelli che sono i fuoristrada. Qua in Canada comunque il diesel è molto più difficile da trovare sia come motore e sia dei benzinai. Ci sono alcuni benzinai che addirittura devono scrivere fuori "abbiamo il diesel", perché non tutti, appunto, ce l'hanno. L'ultimo errore o accorgimento, questo è più legato a quella che è la casa produttrice della macchina, sono le sospensioni indipendenti. Purtroppo in certi determinati dislivelli le sospensioni indipendenti non ti permettono di avere quell'appoggio sul terreno, infatti se una ruota va giù l'altra rimane su in mezzo all'aria e gira a vuoto, mentre con le sospensioni il contrario di quelle indipendenti, ovvero una sospensione unica, diciamo, hai più attrito, diciamo, e contatto con il suolo nel caso ci sia un grosso dislivello. Purtroppo Nissan già dal Pathfinder R50 ha voluto mettere sospensioni indipendenti, quindi è sicuramente qualcosa che cercherò di evitare, anche se molte altre case automobilistiche, come per esempio il Mitsubishi nel Pajero, ha anch'esso le sospensioni indipendenti. Devo dire, non è una debolezza che ti porta a non poter andare da nessuna parte, però è un piccolo accorgimento che, a differenza di un 4Runner, di un Toyota o di un Land Cruiser, sicuramente può fare la piccola differenza quando i terreni sono davvero in modalità elevata e difficoltà massima. Spero che questo piccolo video, magari un po' confuso, ma è il mio primo video, vi possa portare alcuni accorgimenti, alcuni errori che ho fatto nel comprare il mio primo fuoristrada, e li potete poi evitare nel caso vi state iniziando anche voi a appassionare a quello che è il mondo del fuoristrada, dell'overlanding. Vi aspetto con un prossimo video sempre su questa mia passione, che ormai è arrivata da poco, però mi sta prendendo sempre di più. Impariamo insieme, ecco, sono un novello su questi argomenti, quindi impariamo insieme quello che è il fuoristrada, e qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa che voi sappiate, per favore datemela.